Una giornata all'insegna dello sport, cucito alla solidarietà, improntato anche verso un corretto stile di vita sano, a partire anche dall'alimentazione e dal camminare come sana attività motoria. In questo si può riassumere la seconda edizione di Fit Walking, che si disputerà nel comune di Marotta Mondolfo domenica 13 ottobre. Infatti una parte degli introiti provenienti dalle iscrizioni dell'evento sportivo verrà donato alla staffetta della solidarietà perché possa continuare nel lavoro di supporto alle tante famiglie in difficoltà. Novità assoluta per quest'anno, la presenza degli amici a quattro zampe che potranno prendere parte all'evento. E cerchiamo, insomma, nella giornata del 13 di fare questa festa, questa passeggiata attraverso i parchi verdi di Marotta con un po' di attività motoria e poi lungomare. Quindi faremo una passeggiata attraverso la città per arrivare al bocciodromo e poi pranzare tutti insieme. Il sindaco Nicola Barbieri con Giovanni Di Tommaso, assessore allo sport, e Alice Andreoni, assessore ai servizi sociali, domenica 13 ottobre hanno confermato la loro presenza ai nastri di partenza. Le associazioni della staffetta della solidarietà, che grazie alla loro attività di volontariato, hanno detto gli amministratori, rappresentano un punto di forza e di sostegno del nostro territorio. Quindi il ringraziamento va agli organizzatori per aver accolto questo invito e alle associazioni della staffetta, che sono AVULS, AVIS, AUSER, Croce Rossa e Caritas, sia per aver partecipato e per esserci in questo evento molto importante per aiutare anche le persone che sono in difficoltà, e anche per li ringrazio anche per il grande impegno che ogni anno svolgono assieme al comune di Mondolfo per aiutare le persone che hanno più bisogno. Motore trainante della manifestazione, come in altre occasioni, l'esercito di volontari della Pororoco Trecolli, che assicurerà la buona riuscita dell'evento. Il nostro aiuto arriva sia in termini logistici che in termini gastronomici, diciamo così. Quindi saremo presenti molto volentieri e cercheremo di fare in modo che questa giornata di sport, di solidarietà, di tanti messaggi positivi, sia anche arricchita da un momento di convivialità, di star bene insieme e di, insomma, passare una giornata veramente all'insegna dell'allegria e dello star bene insieme, appunto. I've never seen anybody do the things you do.